Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media, il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook. Maggiormente oggi è senza dubbio il tema della comunicazione, il tema di come i mass media abbiano contribuito a un certo comune sentire, a infondere nell'opinione pubblica un pensiero unico dal quale è sempre difficile sfuggire, che è sempre molto arduo contrastare nonostante le evidenze, nonostante le evidenze fattuali oltre che scientifiche, e poi toccheremo una serie di argomenti come il problema del riaffacciarsi del nazismo in Europa, come questo inquietante tornare alla ribalta del tema dei laboratori di armi biochimiche, laboratori militari. Ecco, argomenti appunto questi che sono in comune tanto alla vicenda Covid quanto alla vicenda Russia-Ucraina. Io credo che queste due persone oggi ci possano veramente aiutare ad avere un quadro più completo della situazione, ad approfondire meglio alcuni dettagli che magari sono sfuggiti e avere proprio i tasselli del puzzle tutti al loro posto, perché la realtà è molto complessa, difficile da decifrare e quindi è importante avere quanti più elementi possibili per comprendere ed essere consapevoli. Io vi ringrazio e do la parola a Beatrice Silenzi. Grazie. Grazie a tutti intanto per essere qua, perché naturalmente è una bellissima giornata di sole e quindi immagino che sia invitante anche essere altrove. Però ringrazio gli organizzatori per avermi permesso di essere qui con voi e naturalmente anche Franco, che è amico da tempo. Io ho iniziato il mio percorso radiotelevisivo molti anni fa, nel 1992, quando sono entrata proprio praticamente a cavallo tra il liceo e l'università in una emittente marchigiana. E lì ho iniziato proprio il mio percorso come conduttrice radiofonica prima e poi anche giornalista. Naturalmente nel tempo, negli anni, mi sono occupata di spettacolo, di comunicazione generica, poi chiaramente insomma una radio generalista, una hit radio, che significa che insomma è una, come tante altre che ci sono sull'FM, chiaramente non ha particolari esigenze. Queste esigenze sono cominciate da me perché a un certo punto credo che, non so, forse c'è qualcosa, c'è una specie di intuito, un istinto che ti fa capire che c'è qualcosa che non torna nelle cose che guardi, nella realtà che vivi normalmente. Quindi ho iniziato a cercare delle persone che potessero darmi delle risposte diverse rispetto a quelle che avevo incontrato fino a quel momento. E mi sono avvicinata ad alcuni personaggi della libera informazione. Quando è scoppiato il Covid, quindi proprio alle prime notizie del coronavirus, questa cosa, come spiego bene in uno dei due libri che ho portato qua, che è Il pensiero degli altri, dicevo, questa cosa sicuramente mi ha così dato l'idea che ci fosse una macchinazione, qualcosa di strano. Ricordo che quella mattina chiamai Enrica Perucchietti, che è una amica, poi diventata ancora più amica e tra l'altro giornalista e anche lei scrittrice, e le facevo presente proprio questa cosa, cioè se ci fosse a suo dire qualcosa di anomalo, di straordinario.
Siamo rimaste un po' così, cioè della serie, ma vediamo come va. E fino a quel momento, io ovviamente nel mainstream mi sono occupata sempre di un certo tipo di informazione e ho avuto sempre con me esperti che poi sono tutti passati attraverso i canali televisivi. Primo tra tutti il professor Fabrizio Pregliasco, il quale quello stesso giorno mi rincuorò dicendomi: ma no, vedrai, non è niente di che, probabilmente è una cosa. Poi insomma abbiamo sempre parlato anche con Pregliasco proprio di queste questioni, cioè del fatto che comunque il vaccino anti-influenzale non lo devono fare tutti, che insomma non lo vedevo così tanto terrificante come poi invece ho scoperto essere mesi dopo. Il discorso è molto semplice, i mezzi di comunicazione di massa non sono mai stati liberi, Franco lo spiega molto bene questo e tra l'altro ne abbiamo parlato e è anche, diciamo, materia di cui mi occupo anche nell'altro libro, cioè Fabbrica della comunicazione, linguaggio dei media, dove vado ad esplorare proprio tutti quanti quelli che sono i mezzi di comunicazione di massa, in particolar modo quello che io trovo più congeniale per me, cioè la radio. E, però chiaramente anche i giornali, il web, la televisione meritano un certo approfondimento. Non sono liberi perché all'interno di questi contenitori si trova un'informazione manipolativa e molto spesso di propaganda. È sempre stato così, fin dai suoi esordi. Prima c'era una propaganda bellica, si sono serviti della radio Hitler o Mussolini, si sono serviti della televisione ovviamente tutti quanti quei personaggi che hanno ritenuto opportuno farlo per portare avanti le loro idee. Tutto il resto è stato pressoché censurato o manipolato in modo tale che non si potessero avere delle informazioni reali. Con il Covid, cioè con l'inizio della pandemia, addirittura si è assistito ad un pensiero unico, cioè monocorde. Tutte le televisioni hanno detto sempre le stesse cose, i virologi, tra cui appunto Pregliasco a cui facevo riferimento prima, si sono presentati tutti nelle stesse trasmissioni, ora uno, ora l'altro, proponendo sempre la stessa dinamica, quindi sempre le stesse cose. In più, in tutto questo, c'è da dire che molto ha giocato il ruolo della paura e quindi, siccome la televisione entra dentro casa nostra come un ospite a volte anche indesiderato, ma noi semplicemente accendiamo la televisione e quindi chissà quanti tra voi hanno avuto questa sensazione di angoscia quando c'erano appunto alle 18 i notiziari con la conta dei contagiati, dei deceduti e quant'altro, le bare di Bergamo, cioè ci sono stati degli episodi televisivamente parlando che sicuramente hanno incentivato tantissimo questa modalità, cioè quella di impaurire le persone, gli spettatori. Un po' come era accaduto già una ventina d'anni prima con il discorso delle Torri Gemelle, cioè la caduta delle Torri Gemelle a migliaia di chilometri dall'Italia di distanza, però te la sei ritrovata direttamente dentro casa tua, quindi con quella stessa angoscia, con quella stessa apprensione che avresti come se fossi direttamente lì. Questa cosa, devo dire, la maggior parte della gente la vive in maniera completamente inconsapevole. Quindi ci sono tantissimi anziani, i ragazzi, le persone fragili, le persone che non hanno magari un background tale per poter intuire che ci siano questi effetti manipolatori, che semplicemente vengono sopraffatti da un'informazione che non è assolutamente né pluralistica né democratica e né tantomeno libera. Il discorso che faceva
Beatrice, è quello del pensiero critico che noi abbiamo perso, e l'abbiamo perso proprio a partire dalla scuola. Io sono madre di una ragazza che adesso è all'università e ha fatto il liceo scientifico. Ebbene, la cosa più incredibile è che questi ragazzi che fanno anche l'ultimo anno del liceo non fanno temi in classe, non svolgono più un compito che non sia di crocette, oppure di discorsi raffazzonati, vuoti, non ci sono dibattiti in classe, non ci sono approfondimenti di nessun tipo. Vi inviterei, se avete conoscenza di qualche ragazzo, che quindi sia già alle superiori, che faccia il liceo, di guardare il suo libro di storia. Allora, il libro di storia del liceo è un bignami, cioè è un riassunto del riassunto di quelli che sono dei fatti schematici e di quello che è accaduto. Ora uno potrebbe dire poco male, tanto sui libri di storia ci sono scritti un sacco di baggianate, e quindi, però il punto è un altro, il punto è che questi sono programmi ministeriali che quindi educano i nostri figli, educano i nostri ragazzi, quindi dovremmo farci delle domande anche su quale tipo di classe ci sia a livello dei docenti. Ci ho detto, ci sono state delle cose che secondo me non hanno ben funzionato, ma in realtà non funzionano più, al punto tale che già da prima di tutta quanta questa situazione i giornali vendevano molto meno, molti hanno chiuso, e in questo tempo fortunatamente c'è stata sempre più una forte disaffezione da parte del pubblico nei confronti per esempio della TV, che ha perso tantissimi ascolti. Ora io ho raccontato questa cosa, come dicevo, nel libro perché ho portato proprio la mia esperienza, cioè quando è iniziata questa situazione mi era stato chiesto inizialmente dall'emittente di fare un'informazione che fosse un po' più approfondita su quello che stava succedendo, ed è quello che io ho iniziato a fare. Poi sono cominciate le prime lamentele, e le lamentele sono state quelle di sponsor, ascoltatori, gente che non accetta neanche l'ipotesi di un pensiero critico, perché non accetta di dover uscire dalla sua zona di comfort, non accetta di dover uscire da quello che è neanche la sua quotidianità. Non ama mettersi in gioco, non vuole mettersi in discussione, non ama il dubbio, non ama nulla che non sia la certezza, la chiarezza. Quindi il governo ti dice devi fare questo e tu lo fai, ti devi vaccinare 3, 4, 5, 20 dosi e le fai, perché naturalmente solo così puoi tornare a vivere, cioè siamo arrivati al paradosso che la libertà che noi oggi abbiamo con il vaccino fino a 2 anni fa ce l'avevamo senza. E quindi sarebbe il caso che naturalmente ci facessimo 2 domande, ed è proprio questo che mi ha portato a partecipare a 3 trasmissioni televisive alle quali sono stata invitata, la prima quella con Giovanni Floris di martedì, dove mi hanno semplicemente messo tipo plotone di esecuzione una contro tutti, ma vabbè, lo sapevo, nel senso che non è che mi aspettassi di andare lì a trovare delle mammolette, sapevo che sicuramente sarebbe stato difficile, sapevo che avrebbero schierato il meglio dell'artiglieria, infatti così è stato, cioè c'erano Sileri, c'era da Milano e una serie di altri che adesso sinceramente non ricordo, ma non è questo il punto è che una persona che fa la libera informazione, che si occupa del web, va in televisione e cerca di proporre un suo messaggio, cerca di portare avanti un suo discorso e non ci riesce. Non ci riesce per diversi motivi. Il primo è che ti tengono lì per farti fare la figura del cretino. La seconda cosa è perché ti fanno parlare per 20 secondi. E quando tu cominci a dire una cosa che ha un minimo di senso, passano al personaggio successivo. E quindi poi, siccome si va a giro, tu devi contemporaneamente memorizzare quello che secondo te è critico, che dice questo, questo e questo, e poi quando ritocca di nuovo a te, sperando che non cambino la domanda, cercare di riproporre più o meno quello che hai voluto dire. Poi sono stata a controcorrente, lì la situazione è stata un po' diversa, e finalmente fuori dal coro di Mario Giordano
anche in quel caso è stata una bella esperienza, forse è stata la migliore delle tre, perché quantomeno ero da sola, eravamo io e lui, solo che lui è un one man show e quindi insomma gradiva più che altro fare questo suo siparietto alla fine con quelli che sono i suoi ospiti. Il discorso che io volevo prima di leggervi una cosa, farvi capire che con noi siamo qua e siamo adulti, però a mio parere questa cosa dovrebbe riguardare moltissimo anche i ragazzi, cioè i nostri figli, i nostri nipoti, che cosa stanno facendo, che tipo di vita vogliamo riservare loro, più libertà, più sicurezza, cioè il controllo è efficace effettivamente e man mano lo sarà ancora di più, quindi insomma credo che forse dovremmo avere qualcosa in più in mano, dovremmo forse fare qualcosa, spenderci un po' di più anche nei loro confronti. Volevo leggervi questo passo che io ho scritto sul libro e che ovviamente non lo leggerò tutto, parla di un esperimento che è stato compiuto nel 1938, quindi quasi un secolo fa, il 30 ottobre, quindi Halloween quasi, del 1938, alle 20, Orson Welles, che è un attore e regista statunitense appena 23enne, quindi giovanissimo, dai microfoni di una delle maggiori emittenti americane, Radio CBS, trasmette La guerra dei mondi. È uno sceneggiato radiofonico basato sull'omonimo romanzo del 1897 di H.G. Wells e all'interno di un suo programma. Ora, questo radiodramma ambientava la vicenda di Wells al tempo presente negli Stati Uniti. L'idea era quella di trasmettere una serie di comunicati simili ai notiziari radiofonici nel corso del programma musicale della sera. E naturalmente qui riporto proprio tutto quanto quello che è la trama di questo programma e il fatto che ci sono cascati in pieno 6 milioni di americani. Uno sceneggiato che, diciamo così, a quasi un secolo di distanza, io vi chiedo, insomma, pone una domanda, cioè come ha potuto Orson Welles essere così geniale da convincere 6 milioni di americani di essere sotto un attacco alieno. Ma poi noi di fatto abbiamo avuto le bare di Bergamo, abbiamo avuto determinate altre modalità e oggi, notizia di oggi, perché stavo guardando insomma così un po' di lanci, missili che entrano dentro casa, che però c'entrano la cucina, però tutto rimane intonso, quei missili che colgono tre o quattro macchine, ma i palazzi sono così fermi, fissi. Cioè, qualche domanda bisognerebbe farsela anche e soprattutto nella visione di queste immagini. Ovviamente la propaganda ha un ruolo molto importante in tutto questo, perché poi insomma viene fatta da dei veri maestri che hanno avuto, in questo caso personaggi d'eccezione che si sono occupati di propaganda anche prima di Bernays, per intenderci. Però varrebbe sempre la pena leggere libri, magari spegnere un po' di più la televisione e accostarsi al web in maniera anche più consapevole, perché lì ci sono veramente dei comunicatori molto efficaci, non tutti, però molti lo sono e portano avanti un'informazione consapevole, priva di fake news, nonostante quello che viene detto normalmente dai professionisti dell'informazione, che invece vorrebbero il web pieno zeppo di complottisti, terrapiattisti e quant'altro. Nel chiudere voglio salutare, ovviamente ringraziare anche l'amico Franco Fracassi, perché con Franco, oltre a fare una ottima informazione, grazie a lui naturalmente le sue conoscenze sul mio canale YouTube, sul sito appunto Fabbrica della Comunicazione, devo dire, attraverso Franco, dicevo, ho imparato che nel male c'è sempre un po' di bene, nel bene c'è sempre un po' di male. Questa è una cosa che normalmente non avviene mai, perché quando uno pensa il mondo si divide in buoni e cattivi, da che parte stai? Ah, io sto con Trump, ah, io sto con Putin. In realtà
sono dei concetti che forse anche noi dovremmo un po' dimenticare, perché nessuno è buono, bravo, bello, simpatico e l'altro no. Cioè c'è sempre una sorta di, come dire, variabilità nelle cose. E per questo naturalmente lo ringrazio, perché è tra i pochi che porta avanti questo tipo di messaggio in un ambito come quello della libera informazione, in cui invece si tende proprio a dividere le persone. È un vero peccato, perché invece di comunicatori, come dicevo prima, ce ne sono tanti. Spot pubblicitario, con Franco abbiamo realizzato una cosa molto carina, presa dal suo libro che si chiama Hitler 1945, un libro bellissimo che spiega la fuga dei nazisti dalla Germania. Quindi non vi spoilerò nulla, perché già nel primo capitolo, quindi è la premessa, come hanno fatto, come ci sono riusciti e soprattutto dove sono. E invece è tutto quanto il testo che ovviamente di cui Franco si occupa, e è molto bello perché c'è l'audiolibro che ho avuto il piacere di leggere, ma non è un audiolibro normale standard, è un film senza immagini, e quindi ve lo raccomando. Tocca a te. Grazie. Segui il mio canale YouTube e il blog sul sito Fabbrica della Comunicazione, anche su Telegram. Iscriviti alla newsletter per non perdere tutti gli aggiornamenti. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.